grande successo di pubblico per l'edizione 2017 della mascherina più bella al Palacongressi di Montesilvano. Vice sindaco Ottavio De Martinis, una scommessa vinta in partenza. Sì, siamo assolutamente contenti della riuscita di questo carnevale che noi abbiamo voluto regalare alla città e soprattutto ai bambini. L'affluenza di pubblico la dice lunga su quanto insomma sia stato veicolato bene l'iniziativa e su quanto stia appunto piacendo ai genitori e ai bambini. Nell'occasione, colgo l'occasione per ringraziare la cooperativa sociale Angeli Sorridenti, alla quale ci siamo rivolti per collaborare alla riuscita di questo carnevale, e alla bravissima Grazia di Dio che sta conducendo il concorso La Mascherina Più Bella, che è alla prima edizione ma riprende una manifestazione che si portava avanti con successo negli lontani anni 80 e 90. Quindi tutti gli ingredienti sono risultati essere vincenti e siamo certi e siamo contenti del fatto che questo può essere la prima di una lunga serie di edizioni appunto che possano regalare gioie e divertimento e tanta allegria a tutti i bambini della nostra città. Migliaia di bimbi, migliaia di famiglie accorse al Palacongressi in una bella location ideale per queste manifestazioni. Assolutamente sì, il fatto che questa manifestazione sia così ben riuscita lo si deve anche appunto all'utilizzo di questa bellissima struttura che colpevolmente per anni è stata sottoutilizzata. Noi come amministrazione comunale l'abbiamo ripresa nel pieno possesso e stiamo individuando la soluzione migliore per farla diventare sempre di più un punto di accoglienza per manifestazioni non soltanto di carattere regionale ma anche nazionale, e ci stiamo riuscendo. Questo appunto deve diventare questo Paladin Martin, uno dei fiori all'occhiello della nostra regione. Una manifestazione a cui tenevate tanto, sono intervenuti tra gli altri anche il sindaco Francesco Maragno e il consigliere Carlo Andrea Falcone. Non poteva mancare il primo cittadino che ha aperto questa manifestazione con un saluto a tutti i presenti, e non poteva mancare Carlo Andrea Falcone che mi ha dato una grossa mano nell'organizzazione di questo evento, come spesso fa quando si tratta di iniziative belle per la nostra città. A loro va il mio ringraziamento, al sindaco per aver creduto fortemente nella manifestazione e ad Andrea appunto per il contributo fattivo che dà ogni qualvolta glielo si chiede. Carlo Andrea Falcone, un grande successo, forse al di là di ogni più rosea aspettativa, la mascherina più bella di Montesilvano. Veramente un grande successo, io pensavo che venissero in tanti, ma vedere il Paladin Martin così gremito ci riempie veramente di una grande soddisfazione. La bella mascherina l'abbiamo rievocato a quello che era la bella mascherina degli anni 70, dove a Montesilvano, al celebre cinema di Ana, si svolgeva questo evento, e noi l'abbiamo voluto riproporre, e con grande successo veramente. C'è tanto entusiasmo tra i bimbi ma soprattutto tra i genitori che sono accorsi festanti, oggi davvero una giornata da ricordare. Sì, veramente una bella giornata, una giornata per la famiglia, perché vedere mamma, papà, con i figli, veramente una bella soddisfazione. Insomma, un evento su cui lavorare in prospettiva futura, per ripeterlo. Certamente sì, questa è la prima edizione, ma speriamo di portarla avanti alla decima, alla ventesima e oltre. Grazie.